Madonna mia. Ragazzi, buongiorno a tutti. Primo day after annuale dopo che era saltato quello dopo la sfida contro il Bari perché sapete che ero in ferie. E questo è il primo day after che faccio prima di andare a lavoro. E la condizione non è bellissima, non è per nulla bella la condizione fisica. Mal di gola clamoroso, un freddo nelle ossa ancora assurdo. Ma che bello, raga, ma che bello. È stata proprio una bella trasferta. So che ci saranno sempre tante lamentele. Però viverla dallo stadio, ragazzi, mi fa passare in secondo piano qualsiasi cosa, ma veramente qualsiasi cosa. La trasferta è a Reggio Emilia, vicino alla casa mia. Sono tornato comunque tardi. La reaction uscirà, perché uscirà ovviamente la reaction, ma penso sul tardi, perché adesso vado a lavoro, quando torno poi metto a montarla. Non so a che ora uscirà questo video, perché adesso andrò a lavoro, lo caricherò. E poi chissà a che ora uscirà. Comunque, raga, sono contento per i 3 punti. Sono contento per la trasferta. Ci siamo divertiti, mi sono divertito. Abbiamo cantato, abbiamo scherzato, abbiamo sofferto. Tutto quello che si fa durante la partita del Palermo. Mi piace, commenti e iscrivetevi al canale, mi raccomando. Massimo supporto. Dobbiamo provare a raggiungere quota 5.000. Quota 5.000. Fattibile, fattibile, piano piano ce la faremo. Quindi continuate ad iscrivervi. Era un 4-2-3-1 ieri, più che le altre volte. 4-3-3-4-2-3-1, cambia poco. Partiamo da Mirko. Non sbaglia praticamente nulla. Fa una paratona nel primo tempo. E poi, sì, nel primo tempo. Nulla poteva fare sul gol di Lanini, bell'attaccante. Lanini, non so chi se lo ricorda, ma in passato doveva finire pure al Palermo. Il buon Eric Lanini. E Mirko va bene così. Passiamo a sinistra, la prima sorpresa di ieri. Perché col Melito si era fatto vedere, perché avevo visto diversi video, sembrava un giocatore con gamba. Si vede che ha già fatto la preparazione, cioè che ha una preparazione atletica diversa rispetto ai nostri giocatori, perché era nel primo campionato da dove veniva. Lund. Mi è piaciuto, mi è piaciuto tanto, 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 tanto Lund. Deve ancora migliorare qualcosa, però siamo sulla strada giusta. I centrali, Ceccaroni e Lucioni. Zio Fabio Lucioni, ragazzi, è tipo, boh, ma quanto cazzo è forte. Seriamente, raga, quanto è forte, quanto mancava un leader così a noi. Perché è un leader, ma non soltanto per la difesa, è un leader in generale. Poi segna pure il primo gol. Non sbaglia praticamente nulla, a parte una piccola sbavatura. Ma ragazzi, il calcio è così. Cioè, molta gente si aspetta che i calciatori di Serie B, Serie C, Serie A, su 10 giocate che devono fare, le azzecchino tutte 10. È impossibile. Nessuno, 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 nessun gioca, neanche i campioni. Che la palla è rotonda. Si dice. Ceccaroni, buona partita anche lui. Mi è piaciuto qualche sovrapposizione anche da centrale con qualche 1-2. Preciso, pulito, ha lottato, roccioso. Mi è piaciuto. E a destra, Matteo. Non voglio soffermarmi troppo su Matteo, ma stavo per assistere al primo gol di Aleš Matteo con la maglia del Palermo in un contropiede meraviglioso. Palla fuori. Per il resto, vabbè. Centrocampo, Gomez, Segre, Vasic. Gomez, ho letto tantissime critiche. Dal campo vi assicuro che non ha fatto una partita malvagia. Ovviamente non è quel giocatore che deve smistare i palloni. Però ha fatto qualche uscita interessante, ha recuperato tanti palloni. Partita sufficiente. Jacopo Segre si conquista il calcio di punizione da cui scaturisce il cartellino rosso. Grande Jacopino. Poi segna il gol di testa del 2-1. Lotta,
corre, si impegna, gioca un ruolo inedito per lui nel centrocampo a due praticamente. È sempre Jacopino Segre, ha dato tutto. Vasic un po' spento, ha fatto qualche giocata, abbiamo bisogno di lui, ma dobbiamo dargli fiducia e tempo per crescere. A sinistra Di Mariano, ottima partita, ha lottato, ha corso, si è impegnato come sempre. Per poco non segna tempo. Checco adesso non si dice nulla sul calciomercato, però capiremo. Insigne è meglio nel secondo tempo che nel primo, quando c'erano un po' più spazi. Anche lui deve entrare nel nostro gioco. E Matteo un po' troppo isolato, marcato a uomo, e diciamo che ha fatto la sua miglior partita. Poi sono entrati Peppe Aurelio, contento di rivederlo, un post infortunio, Liam Henderson. Ragazzi, Henderson è proprio un gran bel giocatore. Dal vivo è stato mostruoso. In quei 20 minuti che ha giocato, dal vivo è stato mostruoso Henderson. Poi entrano Nicolino ed entra il sole, perché hashtag fuori c'è il sole, dopo le nuvole, dopo la pioggia c'è sempre il sole. Entra Edo al 91esimo, Nicolino all'81esimo se non sbaglio. Cross di Nicolino per la rete di testa di Soleri, 3-1, partita chiusa, e si continuava a cantare, non abbiamo mai smesso. La cosa bella di quando si va in trasferta, ragazzi, è proprio questo, che si lotta, si gioisce, ci si incazza tutti insieme, tutti abbracciati, tutta gente che è sparsa al nord, centro-nord, centro-nord-est, nord-ovest. Però quando ci rivediamo lì sembriamo tipo un'unica famiglia. Non, sì, tutto il resto è in secondo piano. E volevo ringraziare tutte quelle persone che con uno sguardo, con un saluto, con un abbraccio, durante la partita, cioè durante la partita, sì, durante l'evento partita, si avvicinano a me, perché è bello comunque saper che ci trasmettiamo a vicenda emozioni, che è una cosa che a me fa proprio bene. Sempre Forza Palermo, ditemi la vostra, ditemi come siete svegliati. Io raffreddato e con la voce rauca, ma contento per questi 3 punti. Un bacione a tutti, ci vediamo più tardi con la reaction. Ora, bacio a Vaglio.